Buonasera a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Strike, un programma, potremmo definirlo fenomeno, anche se noi ci aspettavamo di dover lavorare un po' di più per qualche altra puntata ancora per poterci, insomma, definire contenti di quello che sta succedendo. Ci state seguendo in tantissimi, ci stanno arrivando anche tante proposte musicali, ci stanno arrivando tante richieste, segnalazioni, insomma questo significa che avete apprezzato il nostro tentativo di intrattenimento e noi siamo contenti di farvi compagnia ormai ogni settimana. Abbiamo iniziato durante il lockdown in un momento in cui era più serrato e anche in questa fase 2 vi stiamo continuando a tenere compagnia. Come vedete siamo tutti pronti, i 5 insomma protagonisti di questa trasmissione che è questa settima puntata avrà, come annunciato, la novità della intervista con una rubrica nuova che si chiama Tre domande A, proprio con un importante volto televisivo nazionale, quello di Fabio De Nunzio, con il suo libro Sotto il segno della bilancia. Poi avrete modo, insomma, di apprezzare l'intervista e le parole che ha rilasciato questa nostra settima puntata. Nel frattempo io, prima di introdurre il tema di oggi, vado a chiedere ai miei compagni di viaggio di salutare voi ascoltatori. Samuele. Sì, grazie mille Nico, ben trovati in questa nostra settima puntata di Strike. In questa nostra nuova edizione introduciamo una novità, come vi è stato già detto, e speriamo ovviamente che possa piacervi. Alex. Buonasera a tutti gli ascoltatori, bentornati alla settima puntata di Strike. Mi auguro che gli argomenti che tratteremo stasera siano di vostro gradimento e con questo passo la parola a Nico. Grazie Alex. Daniele. Buonasera a tutti amici ascoltatori, grazie innanzitutto per tutte queste puntate dove ci avete seguito così numerosi, e comunque voglio anche ricordare dove poter seguire Strike, ovviamente sulla pagina Facebook del Giornale di Puglia, sulla pagina Facebook e anche sul canale YouTube di Giovanissimi TV, sulla pagina Facebook di Summertime Animazione Spettacolo, anche sulla pagina Facebook dello stesso programma, quindi di Strike, e ovviamente anche su Spotify. Aspettiamo numerosi i vostri commenti. Vai Nico. Bene, adesso Dave. Grazie Nico e buon pomeriggio a tutti. Bene, avete detto tutto voi, quindi non aggiungo altro, diciamo. Speriamo anche quest'oggi di tenervi compagnia. Bene, volendo fare il fico come fanno tutti gli youtuber o quelli, insomma, che fanno i video su Facebook, ricordatevi anche di mettere un like. Facciamo questo. Non avrei mai pensato di fare questo gesto, però vabbè, l'ho fatto oggi, non so se lo ripeterò. non lo assicuro a nessuno. Bene, vabbè, scherzi a parte, andiamo avanti e annuncio subito che ci sarà un'altra novità a partire dalla prossima settimana. Saranno dei consigli, diciamo che non aggiungo altro proprio per non rovinare la sorpresa che potrebbe essere di gradimento per più di qualcuno. Oggi abbiamo deciso di affrontare con la settima puntata di Strike un argomento un po' particolare, molto serio, che può aver riguardato anche e forse la storia personale di tutti noi in determinati momenti della nostra vita. Ovviamente è un argomento che entra in un macrocosmo di argomenti, perché il tema principale è bullismo, ma nel, diciamo, calderone del bullismo ci abbiamo messo tutto: la prevaricazione, il nonnismo militare, il mobbing sul posto di lavoro. Quindi diciamo abbiamo raccolto e raccontato tra di noi, e poi adesso le proporremo a voi, delle storie che si sono appunto verificate in Italia e in alcuni posti che abbiamo, vi ho insomma anticipato, proprio per far capire quanto il fenomeno possa essere diffuso, ma soprattutto sommerso, nascosto e non conosciuto bene. Fortunatamente ultimamente, negli ultimi anni, insomma, se ne parla tanto e c'è la possibilità anche che più di qualche denuncia possa fare la differenza rispetto a quello che poteva succedere qualche tempo fa.
Nel mio caso particolare, quindi inizio io e poi darò la parola ai miei compagni, vi parlerò di nonnismo, quel fenomeno che riguarda diversi tipi di gruppi organizzati, si riferisce all'integrazione di un individuo in un particolare gruppo sociale. Si parla di nonnismo soprattutto nell'ambiente universitario e in alcuni luoghi di lavoro, ma ovviamente lì dove, là dove è nato e dove insomma viene collocato in maniera più netta è proprio nelle forze armate, in caserme e scuole militari, purtroppo dove nel passato ci sono stati veramente tanti episodi che sono stati poi raccontati solo tanti anni dopo da parte di chi ci entrava nelle caserme e nelle scuole militari e subiva questi atti. Il termine nonnismo, come dice la parola stessa, deriva proprio da nonni, dove però dimenticate quei nonni amorevoli che abbiamo tutti noi, ma si tratta di membri più anziani del gruppo e si distinguono per comportamenti persecutori nei confronti dei nuovi arrivati, che spesso vengono definiti proprio nipoti. Poverini, però questi nuovi arrivati sono dei nipoti forse non amati, però sicuramente devono farsi, secondo questi nonni che praticano il nonnismo, devono farsi valere per poter essere parte integrante del gruppo. Sicuramente bisogna essere anche forti nel caso delle persone che all'epoca magari non potevano denunciare o non se la sentivano di denunciare, per poter insomma cercare di non patire molto quelle che sono state le angherie che hanno subito. Sul nonnismo militare la storia che ho raccolto è quella che ha rappresentato una svolta al superamento della leva obbligatoria, quindi addirittura ha dato questa sferzata alla leva obbligatoria e una ferma condanna a questi tipi di soprusi. La morte del compianto paracadutista Emanuele Sceri, il cui corpo fu trovato purtroppo nell'anno 99 nella caserma di Pisa, proprio di paracadutisti, dopo 3 giorni dalla sua scomparsa. Non lo trovavano, pensavano fosse fuggito, pensavano fosse andato via proprio perché magari non sopportava la vita militare, in quel caso si pensò anche quello, ma in realtà il suo corpo senza vita fu ritrovato ai piedi di una torre che veniva utilizzata per l'asciugamento insomma dei paracadute. Secondo i magistrati che indagarono, Sceri fu preso di mira proprio da coloro che praticavano il nonnismo e, oltre ad essere ovviamente semplicemente additato come un nipote che non si comportava bene, veniva anche picchiato e costretto a fare delle cose che non gradiva insomma allo stesso militare, che si oppose. E proprio questa opposizione pare essere stata la scintilla che ha portato alla morte del ragazzo, perché fu costretto appunto ad arrampicarsi da una scala esterna sulla cima della torre. Quando arrivò al termine della scala, e più di qualcuno di coloro che appunto praticavano atti di nonnismo pestò con i piedi le dita che erano sulla scala del giovane, che fino a quando insomma non fu costretto a lasciare la presa, cadde e rimase abbandonato ai piedi della torre fino a quando appunto non è sopraggiunta la morte. Ovviamente non doveva finire così, probabilmente, perché poi gli atti di nonnismo comunque non si concludevano con la morte fisica, ma sicuramente per più di qualcuno nel tempo un po' di dolorosa morte morale c'è stata. E poi infatti questi fatti di nonnismo sono stati da quel momento in poi raccontati da più di qualcuno, e il provvedimento che ne è scaturito è che oggi viene perseguito per reati come violenza privata, maltrattamenti e addirittura in alcuni casi estorsione. Diciamo che poi ce ne sono stati tanti altri fatti che hanno sicuramente fatto condannare il nonnismo ancora di più. Se ne parla pochissimo oggi, sembra essere scomparso, ma in realtà non è così, perché ancora qualche caso, anche di soprusi, da quando poi anche le donne sono state ammesse al servizio militare, qualcosina succede ancora, ma in alcuni casi viene nascosta, così viene raccontato, in altri casi viene trattata all'interno delle caserme e non esce fuori la notizia. Diciamo che comunque noi vogliamo con questa puntata condannare tutti questi atti, queste situazioni, per questo ne stiamo parlando e per questo adesso i nostri
conduttori continueranno a raccontarvi storie di diversi ambiti che riguardano appunto queste situazioni. Parola ad Alex. Ogni persona ha gli stessi diritti e la stessa importanza, indipendentemente dalla sua origine etnica, dal genere, della sua disabilità, dalla religione, dalle credenze, dall'orientamento sessuale, dall'età. Purtroppo il fenomeno della discriminazione sociale è sempre più diffuso nel nostro paese e nella nostra società si manifesta sotto diverse forme di comportamenti di violenza verso chi è più debole. Infatti gli ascoltatori mi hanno parlato che nell'ultimo periodo si sono verificati maltrattamenti nelle case di cure degli anziani. Un fatto molto grave che ha portato tutti noi a riflettere sul comportamento umano e sul... Di alcune persone che sono senza sentimenti e senza cuore. Mi hanno fatto riflettere che non si può fare del male alle persone indifese come gli anziani, perché loro non hanno la possibilità di difendersi e loro si affidano malgrado in mani a volte sbagliate. Ti do la parola, Nico. Grazie Alex, quindi altra forma di situazioni di disagio e di comportamento sbagliato nei confronti di chi è indifeso. Passiamo adesso la parola a Samuele. Sì, grazie mille Nico, oggi vi parlerò di una storia di bullismo che si è verificata in una scuola italiana e che ha visto partecipe una ragazza. Francesca, il nome ovviamente inventato, è una giovanissima studentessa di un liceo di Pavia. Lei ha ammesso che quella scuola le è sempre piaciuta, infatti con i professori e con le materie non ha mai avuto problemi di alcun genere. Lei stessa però afferma che in passato ha sofferto di bullismo, ma col tempo e con l'esperienza ha imparato a difendersi. Ci sono diverse tipologie di bullismo, ma nel caso di Francesca si è trattato per lo più di violenza fisica e verbale. Lei stessa ricorda che durante gli anni delle scuole elementari, quando prendeva un brutto voto piangeva, per lei era normale, ma per i suoi compagni no, non era esattamente così. Con la fine delle scuole elementari Francesca pensa che il tutto sia concluso, che il tutto sia finito, ma alle scuole medie i suoi compagni decidono di iscriversi nel suo stesso istituto, alcuni addirittura andranno nella sua stessa classe. Lei dice che nessuna sua amica ha mai avuto il coraggio di difenderla. Nella sua nuova classe, infatti, non è assolutamente cambiato nulla. Le sue amiche e i suoi amici vedevano che Francesca fosse in difficoltà, ma non l'hanno mai aiutata. Quando lei da sola ha cercato di reagire, le cose inequivocabilmente peggioravano. Tutti questi dissidi hanno portato poi la ragazza ad una situazione di disagio fisico, inoltre, tra cui mal di testa, eruzioni cutanee, febbre improvvisa e anche attacchi d'ansia. I professori hanno cercato di tenere a freno una classe su per giù complicata. In ogni caso, nel corso degli anni ci sono stati duri interventi dei genitori di Francesca nei confronti della scuola e nei confronti dei genitori degli altri ragazzi. Alla fine della terza media però i suoi compagni sono stati sempre più consapevoli di quello che avevano fatto e la situazione man mano si è invertita, tant'è che Francesca è divenuta addirittura rappresentante di classe e oggi la sua migliore amica è proprio una delle ragazze che in passato è stata una delle sue bulle. Insomma, una storia difficile che ha trovato il suo lieto fine, Nico. Grazie Samuele, come vedete abbiamo affidato al più giovane della compagnia dei conduttori di Strike queste storie legate alla scuola, al bullismo della scuola, ma adesso è il momento di Dave. Grazie mille Nico, io tratto la tematica del mobbing sul posto di lavoro. La storia che sto per descrivere riguarda una signora di una città del nord, la quale lavorava in un supermercato. Fino a quel momento tutto ok, cioè fino a quando la signora non stava in gravidanza, perché praticamente dopo ciò ha consegnato, giustamente come la prassi, all'azienda il certificato di gravidanza.
essendo infatti un lavoro abbastanza faticoso, quindi si trattava comunque di mettere la roba sugli scaffali, roba abbastanza pesante, diciamo, più adatta magari alle mansioni di un uomo. La donna quindi aveva presentato all'azienda il certificato, ma la risposta del datore di lavoro è stata abbastanza, perentoria, in quanto ha affermato il datore di lavoro che comunque la donna poteva tranquillamente effettuare il proprio servizio. A questo punto però la signora non si dà per vinta e continua la sua battaglia, tanto è vero che poi il datore di lavoro viene chiamato dalla direzione, dall'impiegato che si occupa, di elaborare il certificato o di qualcuno che aveva a che fare con la sicurezza, del mondo di lavoro, comunque qualche sindacato o qualche ente del genere. Il direttore quindi, a seguito di ciò, a seguito anche dopo la produzione di un documento riguardo, appunto, come dicevo precedentemente, la sicurezza del lavoro, fa pesare alla donna tutto ciò, la quale sicuramente questo ha procurato poi un po' di traumi anche abbastanza forti a livello psicologico, tanto è vero che poi la donna ebbe un aborto spontaneo. Tutto questo ha poi ovviamente procurato il trasferimento della donna in un altro supermercato, ma anche qui le cose non andavano bene, perché la donna dovette affrontare dei turni massacranti, addirittura il deterioramento della busta paga o altre decurtazioni importanti, come ad esempio la domenica non era considerata giorno festivo, per cui era costretta a fare dei turni massacranti senza praticamente nessuna tutela lavorativa. Successivamente la donna si trasferì nuovamente in un altro supermercato, dove è tuttora, e qui è costretta ancora una volta a fare dei turni massacranti e deve appunto dar seguito a quelle che sono le esigenze aziendali, perché di fronte comunque a una domanda, una richiesta della donna del perché ci fossero tutta questa serie di misure, l'azienda appunto ha risposto con questa dicitura, cioè inevitabili esigenze aziendali, perché la donna tra l'altro si trova fuori paese e quindi praticamente va a lavorare la mattina e torna la sera, quindi dopo il tramonto, quindi praticamente la sua figlia di 3 anni, non riesce nemmeno a viverla. Questa è la storia, purtroppo mi è venuta in mente questa, perché credo che sia abbastanza significativa del fatto che secondo me ci debbano essere più tutele a favore dei lavoratori. Si parla tanto anche a livello di sindacati, ovviamente non è mia intenzione alzare delle polemiche, comunque fare delle battaglie, ci mancherebbe altro, però insomma ancora nel 2020 si parla tanto di altro, si parla magari tanto di tecnologia, di smart working, ma secondo me bisogna potenziare quelli, bisogna migliorare alcune tutele riguardo dei lavoratori, perché siamo ancora dietro a noi. A te, Nico. Grazie Dave, e chiudiamo il giro dei nostri conduttori con Daniele D'Anima. Grazie Nico. Bene, la storia che voglio raccontare accade in un paesino dell'Emilia Romagna, dove addirittura una parrocchia era finita in ostaggio di una baby gang. Infatti si è stati costretti dunque a sospendere le messe, i battesimi, i rosari, a seguito di atti irruenti in chiesa. Questa parrocchia praticamente sorge in un quartiere di periferia di una città dell'Emilia Romagna, dove la presenza di bande di ragazzini violenti insomma diventa sempre più preoccupante. Infatti che cosa è successo? È successo che praticamente un centro sportivo legato all'oratorio è stato da tempo chiuso, una biblioteca per bambini è stata spostata per lavori e non è stata più quindi riaperta. Comunque le attività in parrocchia non mancano.
che cosa ha fatto, insomma, il giovane parroco Don Luigi per scatenare la reazione della banda? Ovviamente lui ha provato a fissare qualche regola base della civile convivenza per quanto riguarda la convivenza della società. La risposta qual è stata? Ovviamente la risposta è stata gomme dell'auto bucate, scorribande in bicicletta intorno all'altare lungo la navata, poi i canti e le bestemmie durante il rosario, addirittura perfino un battesimo è stato interrotto perché i bulli si erano messi a camminare sul tetto della chiesa. Infatti che si parlava di ragazzi giovanissimi, addirittura di età compresa fra gli 8 e i 15 anni. Morale della favola, quindi col passare del tempo e delle segnalazioni, fortunatamente i ragazzi sono stati fermati dalle forze dell'ordine e quindi arrestati. E su questa vicenda è addirittura intervenuto un vescovo, il quale ha dichiarato, adesso vi leggo la sua dichiarazione: credo proprio che le parrocchie rivestano oggi un duplice ruolo, baluardo di legalità e allo stesso tempo offerta gratuita di possibilità educative di crescita rivolte ai ragazzi, e dall'altro quindi un luogo di aggregazione e di incontro per il territorio. Quindi comunque, no, le chiese, le parrocchie, che dovrebbero essere comunque un centro di aggregazione, in questa storia viene vista un po' come un luogo, diciamo, insicuro, e non deve essere così, ma come per qualsiasi altro luogo. Quindi ha colpito molto questa storia perché è stata coinvolta un'intera comunità. Insomma, è molto, molto toccante questo. Benedico, ridò a te la parola. Bene, è stato interessante, penso anche dal punto di vista, diciamo, sociale, importante riportare determinate situazioni. Ovviamente l'invito corale che facciamo, lo dico io per tutti, nei confronti delle persone che subiscono delle situazioni similari o comunque anche peggiori di quelle che abbiamo raccontato, di denunciare quando è possibile, di essere sempre portati a rivolgersi alle forze dell'ordine o comunque anche a qualcuno che possa essere di aiuto per affrontare la situazione. Ricordate che non siete voi che subite soprusi le persone sbagliate, ma è chi li effettua che sta sbagliando. E comunque, poi parlando in generale di bullismo, molte volte anche dietro ad ogni bullo c'è una persona che magari ha sofferto prima, quindi ci sono anche delle situazioni che vanno viste da sotto tutti i punti di vista e con i giusti riflettori. Detto questo, siccome questa è la puntata delle novità, abbiamo anche, come sempre, non al nostro momento musicale, ma in questo caso abbiamo anche un momento musicale che è una novità, cioè loro stanno affidando a noi il brano di esordio. Si tratta di un brano musicale nascosto, il titolo del brano è Nascosto, lo ripeto. Loro sono i 90s e ce li ascoltiamo in questa settima puntata di Strike, subito dopo. Strike. Che manca di me ed io sono nulla senza te, come un re senza scettro, come un chitarrista senza plettro, come un pittore senza l'estro, come Titti senza Silvestro. E tutto ti sembra ciò che non è, ma in realtà tu sai cosa voglio da te. E tutto ti sembra ciò che non è, ma in realtà tu sai cosa voglio da te. Voglio stare lì con te, mi nascondo dietro il nero della china, ti cerco al mio fianco ogni mattina, ma ti trovo solo quando in quell'app apro, rispondo da in capo al mondo, in capo al mondo, perché ormai
sguardo si è incrociato, mi son reso conto di essere rimasto stregato in un mare di emozioni senza restrizioni, e resomi conto del mondo in cui mi sono ritrovato. Avevo ormai capito che ero solo che sbacciato, senza via d'uscita, senza scappatoia. Ormai drogati, inebriati, incoscienti di noi stessi, facciamo finta di essere rimasti gli stessi di ieri, di ieri. Ormai drogati, inebriati, incoscienti di noi stessi, facciamo finta di essere rimasti gli stessi di ieri, di ieri. Mi nascondo dietro il nero della china, ti cerco al mio fianco ogni mattina, ma ti trovo solo quando in quell'app apro, rispondo da in capo al mondo, in capo al mondo. Ed era Nascosto del gruppo musicale I 90s, un bel brano che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso della nostra settima puntata di Strike, venerdì 15 maggio 2020. La nostra trasmissione non è solamente dialogo, non è solo musica, ma a partire da questa settimana avremo fra noi alcuni ospiti collegati dalle loro abitazioni. Facciamo quindi un saluto calorosissimo a Fabio De Nunzio, il buon Fabio. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, grazie per avermi invitato. Grazie mille Fabio per averci concesso questa intervista e per essere fra noi oggi. Nel corso della tua carriera giornalistica ti sei cimentato sicuramente in tantissime cose. Una di queste è stata la redazione di un libro intitolato Sotto il segno della bilancia, che andremo oggi appunto ad esaminare attraverso alcuni quesiti che ti porremo. Ma qual è la genesi di questo libro? Come nasce e soprattutto perché hai voluto intitolarlo con questa espressione, Fabio? Vabbè, io preciso subito che non sono un giornalista, sono un attore, sono una persona che certamente ha lavorato 18 anni con Striscia la Notizia, analizzando e cercando di aiutare tanta gente, soprattutto anche per mettere in risalto anche le varie barriere architettoniche che c'erano, insomma una serie di situazioni. Questo libro che ho qui, stranamente ma casualmente, ce l'avevo proprio accanto a me, questo libro è l'unico libro in Italia che parla di discriminazioni, barriere e bullismo. È un libro che è nato per una lotta alle discriminazioni anche delle persone obese, e poi man mano ha avuto una sua evoluzione, e diciamo che è entrato anche di gamba tesa, ma doveva esserci tutta una serie di capitoli anche sul bullismo scolastico e cyberbullismo, perché oggi ahimè
togliendo in questo piccolo periodo che i ragazzi non stanno andando a scuola, quindi non c'è un bullismo scolastico in classe o fuori dalla scuola, ma esiste sempre un cyberbullismo. E quindi è nato questo libro che ha ricevuto già 5 premi letterari, ha preso tantissimi riconoscimenti in Italia, uno tra questi è quello che mi hanno dato ad Assisi, perché mi hanno nominato Cavaliere della Pace ad Assisi, perché uno degli obiettivi, insomma, del libro è quello di tendere la mano a chi sta indietro, e calcola che proprio siamo nell'attualità piena, tendere la mano a chi sta indietro oggi è molto importante, perché tanta gente per questo virus maledetto rimarrà indietro, perché perderanno il posto di lavoro, l'hanno già perso, o perché sono in difficoltà, eccetera eccetera. Quindi ci saranno tante categorie che sono le categorie delle persone non stipendiate, quindi dei professionisti, dei ristoratori, dell'otturismo, dei negozianti, insomma tutti coloro che non ricevono uno stipendio fisso sicuramente oggi sono tutti in difficoltà, e alcuni veramente in grandissime difficoltà. Davide, a te. Sì, buonasera anche da parte mia, io sono Dave e buon pomeriggio anche al nostro Fabio. E faccio una domanda riguardo l'attualità, che in qualche modo si può, secondo me, ben collegare al libro e alla tematica in questione. In questi giorni stiamo assistendo, ahimè, degli attacchi abbastanza anche offensivi nei confronti di Silvia Romano, che è stata proprio liberata in questi ultimissimi giorni. Secondo te, Fabio, siccome questi attacchi provengono essenzialmente dal mondo social, secondo te in che modo cioè i social enfatizzano ancora di più, in un certo qual modo, il bullismo, e cosa si può fare per limitare il fenomeno? Beh, è chiaro che dai social nasce il cyberbullismo, è così. Il bullismo oggi, diciamo, si è evoluto confronto a prima, proprio perché ci sono i social. Calcola che molte volte i ragazzi nelle scuole, togliendo gli adulti, parliamo anche di ragazzi fino ai 18 anni, fanno anche il cosiddetto gruppo su WhatsApp per prendere in giro qualcuno, ma anche quello è cyberbullismo. Poi il cyberbullismo è quelli che creano delle pagine diciamo fake contro qualcuno. Beh, io sono stato vittima anche di cyberbullismo, attenzione, quindi sono una persona che sa cosa vuol dire un cyberbullismo contro, quindi danno a volte notizie che non sono vere, oppure notizie che stravolgono, usando a volte anche caratteri oppure anche delle pagine o i loghi anche di testate, a volte giornalistiche. Quindi il cyberbullismo è veramente molto molto serio e bisogna stare molto attenti. Certo, c'è sempre una polizia postale che è molto attenta da questo punto di vista, e invito naturalmente tutti coloro che sono vittime di cyberbullismo di denunciare, perché altrimenti tutto si può allargare. Il cyberbullismo non è solo, diciamo, in un condominio, per dire, ma un cyberbullismo può diventare a livello cittadino o regionale, è chiaro, anche internazionale, quindi è importante subito fermarlo. Per quanto riguarda la situazione della ragazza che è stata liberata, naturalmente io credo che ci sono sempre, ecco, se seguiamo i social ci sono sempre tante notizie, a volte molte volte politiche anche, no? Notizie di destra, di sinistra, di centro, esaltati vari, insomma ognuno dà un suo giudizio. Io se devo naturalmente pensare a un discorso di una vita umana, è chiaro che penso al discorso della vita umana, quindi di salvare qualsiasi persona. Ma di salvare qualsiasi persona, sia che è in mano a rapitori, sia che è in mano a gente, naturalmente brutta gente all'estero, ma anche a gente dico che è in difficoltà qui in Italia. E quindi nel senso, se io potevo salvare anche quella persona che si è suicidata perché non riusciva a pagare i dipendenti, a portare avanti l'azienda, e ha lasciato moglie e figli, beh, io dovevo pensare anche a quelle. Cioè, nel senso, io sono
per aiutare a 360 gradi, non per aiutare alcuni sì, altri no, alcuni possono morire, altri possono vivere. Io sono per aiutare chiunque. Quella ragazza andava aiutata, è giusto aiutarla, e così è stato. Fortunata a lei, contrario, calcolate che ci sono ancora delle persone che sono ancora sotto sequestro all'estero da parte di queste bande, e speriamo che vada a finire bene anche per loro, perché ogni persona, indipendentemente, ho detto, ripeto, ognuno poi segue una linea politica, però se queste persone sono all'estero e stanno aiutando, stanno prestando un loro operato per aiutare gente che ha ancora più in difficoltà di noi, è chiaro che può subire poi delle situazioni del genere. Però in qualsiasi caso era in missione d'aiuto, non era certamente perché dice, una pazza dice vado là, quello che succede succede. Era con un'organizzazione, che era un'associazione, quindi era pure tutto abbastanza organizzato. Poi sappiamo bene che questa gente vive su questi sequestri e vive anche su quei soldi, perché con quei soldi riesce ad acquistare una serie di armi e tante tante altre cose. Però questa è la legge, come si è detto, della giungla. Effettivamente poi se ci capiti dentro, tu la stai vivendo. Fortunatamente, ho detto, è arrivata anche, sta bene, non, insomma, almeno dalle dichiarazioni sue ha detto pure che insomma è stata trattata bene, è stata fortunata, insomma, dai, non dobbiamo negarlo che è stata fortunata. Poi ho detto, io non mi addentro nelle varie polemiche, perché poi diventerebbe veramente impossibile uscirci, come è successo ad alcuni che sono entrati nelle polemiche, poi diventano battaglie social, ma sto vedendo anche molte battaglie politiche, attenzione, non solo social, però anche battaglie politiche. Okay. Al di là della vicenda che ha coinvolto Silvia Romano, Fabio, vorremmo chiederti una disamina sulla situazione attuale del bullismo in base ovviamente alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali. Ovviamente esistono tante diverse tipologie di bullismo ad oggi, non si parla solamente di discriminazione in campo scolastico, come molti potrebbero pensare. Beh, io sono molto impegnato, vado proprio nelle varie scuole in Italia per parlare di bullismo, naturalmente prendo spunto dal libro, poi io cerco di sentire le storie dei ragazzi, io cerco di andare nelle scuole per cercare anche di rompere quei muri che normalmente i bulli riescono a creare alle persone bullizzate, perché come tutti sappiamo, ahimè, di bullismo si muore, ci sono ragazzi in età adolescenziale che si sono suicidati e questo non va assolutamente bene. Bisogna parlare di bullismo e bisogna cercare di interrompere questa catena che si è creata da nord a sud Italia o da sud al nord Italia, è uguale identico, cioè il bullismo è ovunque, e quindi io cerco, attraverso naturalmente anche le mie esperienze, quello che sento dei ragazzi, molte volte anche accompagnato da psicologi, accompagnate a volte dalle forze dell'ordine, eccetera eccetera, si cerca naturalmente di dare uno scossone, e infatti succede che ci sono dei ragazzi alla fine che sono bullizzati e che non hanno mai parlato, per dire, né con insegnanti né con genitori, niente, e si riescono a scoprire queste situazioni, fortunatamente, perché così si possono anche risolvere. E poi la cosa che faccio sempre, cerco di stimolare tutti quei ragazzi che normalmente tra il bullo e il bullizzato sono lì da spettatori, e sono la maggior parte naturalmente, perché il bullo può essere accompagnato da 2-3 persone e sono alla fine 3-4, il bullizzato è uno solo, quindi gli altri 10-15 ragazzi che sono in mezzo sono quelli che osservano, che sanno tutto, però si fanno i fatti loro e stanno per conto loro, non dicono niente a nessuno. Allora io cerco di stimolare per prima loro, per dire, loro devono essere, quando vedono qualcosa che non va, e il bullizzato è una persona che può essere traumatizzata e non vuole raccontare, io dico, raccontatelo voi gli insegnanti, raccontatelo ai vostri genitori, perché se lo fate si interrompe subito tutto all'inizio e non si creano danni ai ragazzi bullizzati, perché ci sono tanti ragazzi bullizzati che rimangono traumatizzati, anche se naturalmente, detto, si riescono a salvare, rimangono traumatizzati e se lo portano dentro anche per molti anni.
quindi bisogna intervenire immediatamente. Quindi loro sono la maggior parte e sono loro i primi che devono intervenire per cercare di rompere subito quel muro che il bullo vuol creare. Perché la cosa che dico sempre, attenzione, il bullo quando si stanca di uno può passare un altro e l'altro può essere uno di voi. Quindi voi interrompete subito e tutto si risolve immediatamente. Davide. Un'ultima domanda, Fabio, riguardo, usciamo un po' dal tema prettamente del bullismo, per fare una domanda un po' più generica riguardo ciò che può, quelli che sono gli effetti del coronavirus sui media, sulla società. Secondo te, perché si dice no, che le persone in realtà usciranno ancora, insomma, con uno stato d'animo, usciremo migliorati, diciamo, da questa situazione, saremo più buoni e via dicendo. Cosa ne pensi al riguardo? Cioè, il coronavirus socialmente cosa può produrre? Benefici oppure in realtà non cambia nulla, non cambierebbe nulla? Guarda, io ti dico, sulle mie esperienze personali posso dirti che le persone che erano buone sono buone e diciamo che rimarranno buone anche nel futuro. Le persone che erano cattive prima sono cattive oggi e rimarranno forse più cattive domani, quindi non credo. Io ho tutto quel buonismo che ho visto in questi 2 mesi e mezzo su social, in televisione, dappertutto, è un buonismo di facciata. Non è assolutamente vero. Cioè la gente, per esperienze dico sempre mie personali, poi ognuno ha le sue, la gente è cattiva, cioè aumenta la cattiveria sempre di più, e quello che succederà con questo virus, quando si ritornerà un po' tutto in maniera normale, più o meno normale, ma normale ci vorranno anni, e aumenterà l'egoismo, ad esempio, perché c'è tanta gente che sicuramente avrà bisogno di soldi, avrà bisogno di cose, quindi sarà ancora più egoista. La gente che ce li ha li conserverà, per dire, non si sa mai, mi serviranno domani, e quindi continueranno ad accumulare e non dare una mano a chi eventualmente ha bisogno. Io ho sempre detto, sarebbe bello naturalmente se tutti potessimo fare squadra, aiutarci l'un con l'altro, perché sarebbe la cosa più bella in assoluto, e soprattutto anche per non far rimanere dietro tanta gente, come abbiamo visto oggi, tanta gente, abbiamo visto anche dei video sui social, tutti quanti, gente disperata che aveva bisogno anche proprio della 10, 20, 30 euro per fare la spesa, gente che andava nei supermercati e poi non aveva i soldi per pagare in cassa, e per fortuna che ogni tanto c'era sempre un'anima buona vicino che pagava per quella persona. Cioè, veramente, io ripeto, se veramente la gente fosse leggermente più buona e avesse un cuore un po' più grande, tante cose, insomma, potrebbero essere migliori nella vita di tutti quanti. Il problema è che ognuno di noi, mi metto in mezzo, anche se naturalmente io ho dedicato sempre una vita per cercare di aiutare qualsiasi persona, però molta gente pensa di vivere in una campana di vetro e pensa di non essere colpita mai da niente. Poi, ahimè, abbiamo visto che questo virus è arrivato e ha ucciso 30.000 persone in 2 mesi. Nessuno poteva mai immaginare che 30.000 persone potessero morire, togliendo che ci saranno anche quelli che non sono morti per il virus. Però il virus sicuramente ha ucciso tante persone. E queste persone non pensavano naturalmente a gennaio di poter morire tra febbraio, marzo o aprile. Pensavano naturalmente di continuare la loro vita, perché era una vita tranquilla e normale. E oggi invece no, dobbiamo pensare che quella campana di vetro non c'è, nessuno ci può proteggere. Se non arriva il Covid, può arrivare un altro virus, un'altra qualsiasi cosa, e ci può uccidere, come ognuno di noi può morire giustamente da un giorno all'altro, perché ci può essere un infarto, tante altre cose. Allora pensiamo, siccome siamo vivi, pensiamo di aiutare qualcuno, perché se aiutiamo qualcuno ci sentiamo sicuramente meglio domani. Guardate, io ho detto, lo faccio da sempre, perché molte volte, attenzione, non è che aiutare qualcuno dici no, per forza devi prendere, dare 50 euro alla prima persona che capita, no. Io molte volte dico questo, anche faccio l'esempio di mia madre.
Mia madre, ad esempio, quando faceva una crostata, una pizza, una focaccia, ne faceva una in più perché doveva dare alla signora che abitava sullo stesso pianerottolo, oppure alla signora che abitava al piano superiore o inferiore. Cosa accadeva? Accadeva che tu entravi, naturalmente omaggiavi la famiglia di qualcosa, e nello stesso tempo la mamma, insomma, si sedeva insieme all'altra, insomma, signora che abitava e si chiacchierava. E allora si scambiavano i problemi, ci si dava una pacca sulla spalla, un sorriso, una forza, cioè ci si aiutava anche con piccoli gesti. Intanto ti portavo qualcosa da mangiare, intanto ti davo una mia parola di conforto e ti dicevo che in qualsiasi caso la mia spalla c'era ed era presente per darti una mano. Quindi ora ho detto, molte volte anche con il piccolo possiamo fare grandi cose. Attenzione, non è che dobbiamo per forza essere milionari per fare grandi cose, anche nelle cose piccole possono diventare grandi iniziative, grandi situazioni, insomma, per aiutare il prossimo. Certo, chi ha poi i cosiddetti soldi, milioni di euro, molte volte nelle banche, e siccome c'è anche tanta gente che ce li ha, beh, attraverso quei milioni di euro date un posto di lavoro in più, date la possibilità di guadagnare a qualcuno e date la possibilità, ecco, attraverso tutti quei soldi che avete, non è che dovete sperperare, però insomma, siccome sono tanti e la vita poi non è tanto lunga, perché poi la vita diventa breve, allora avendone tanti di quei soldi sicuramente degli aiuti in più li potete fare, e non invece lasciate soltanto alla povera gente, ecco, di aiutarsi l'un con l'altro. E a volte c'è la cosiddetta guerra tra i poveri. I poveri aumenteranno grazie a questo virus, aumenteranno, perché il ceto medio naturalmente è spazzato ancora maggiormente, e quindi è chiaro che ci saranno tante gente più in difficoltà. Io dico, se ci aiutiamo tra di noi sicuramente riusciamo a raggiungere dei traguardi, facendo squadra ancora meglio. Se poi ci dobbiamo fare la guerra l'un con l'altro, è chiaro che tutto questo non accadrà. E ahimè, siccome la gente buona diventa man mano introvabile, ce n'è poca, c'è, ma ce n'è poca, confronto a tutti gli altri che sono cattivi, quando la trovate, dategli un abbraccio anche da parte mia, perché sono persone che vanno sicuramente incitate e ringraziate, come anche tutta quella gente che hanno fatto i volontari e stanno facendo in questo periodo, gente che non prende neanche un euro, che sta sulle ambulanze, che sta a volte negli ospedali, che sta in tante parti, o ad aiutare degli anziani. Tanta gente c'è che lavora in maniera da volontario senza prendere un euro. Beh, anche quelli sono quelli che sicuramente sono persone che continueranno a essere buone anche nel tempo, perché se ce l'hai dentro. A me potevano farmi diventare cattivo per tutte le cose che mi hanno fatto, perché nella mia vita me l'hanno fatto di tutti i colori, perché più sei buono più in quel posto la prendi. Però io dico sempre, alla fine non me ne frega niente, o vedo un sorriso in qualche persona perché sono riuscito a fare qualcosa per quello, è la cosa che più mi interessa ed è la cosa che ti rimane dentro e ti dà la forza per fare qualsiasi cosa. Anche questo, diciamo, è nato attraverso questo libro, cercare di rompere tutti quei muri per quanto riguarda il bullismo, per cercare naturalmente di, ecco, le discriminazioni che sono all'ordine del giorno, e anche di abbattere un po' di barriere architettoniche, perché ce ne sono anche tante. Io mi grazie ancora. Scusatemi, sì. Ragazzi, però sono argomenti che io sento molto dentro, e quindi grazie a voi che mi avete dato anche attraverso il vostro spazio questa possibilità di parlarne. Sicuramente raggiungeremo altre persone. Almeno gli mettiamo all'interno della testa qualcosa che può fare pensare, dice, beh, ma una buona azione oggi la faccio. Sicuramente, grazie ancora a Fabio De Nunzio, il buon Fabio, per averci concesso questa intervista, e speriamo presto di riaverti qui con noi. Ti chiediamo, Fabio, se vuoi ovviamente fare un saluto a tutti gli amici di Strike. Ma certo, saluto tutti gli amici di Strike, spero di vedervi presto, intanto siete già forti così, andate avanti, forza ragazzi. Benissimo, e adesso è il momento della musica. Il prossimo brano è un inedito denominato Un impero sorgerà, composto dal gruppo Mirko Valeri e i Via Grieve, per supportare la raccolta fondi per l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Voi. Strike. We'll be right back.
nell'anima. Coronavirus di Wuhan accelera e i numeri spaventano, la crescita è esponenziale. Dunque la pandemia continua. Cominciamo subito con gli aggiornamenti sul coronavirus. Facciamo ora il punto sulla diffusione del virus nel resto del mondo. It was another record day in our country just today. Numeri ancora pesanti sul fronte coronavirus, anche se non abbassare la guardia, non aumentare le maglie di misure anticontagio. Stiamo ancora nel pieno dell'epidemia, avverte il ministro. E mi raccomando, rimaniamo a casa. Siamo ritornati dopo aver ascoltato l'inedito Un impero sorgerà, cantato dal gruppo Mirko Valeri e Via Greve, brano scritto per la raccolta fondi per l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Siamo giunti alla parte finale del nostro programma. Passo per i saluti finali a Nico. Sì, grazie Alex, e quindi abbiamo ascoltato la voce di Fabio De Nunzio in questa intervista realizzata da Samuele e Dave. Interessante come sempre anche nei contenuti il nostro Fabio, il buon Fabio, ecco, mi piace dire, definirlo così come veniva chiamata Stessa Notizia. Mi ha fatto piacere di ascoltare la sua voce ed essere sicuro che a voi interesserà molto anche quello che ci ha detto. Da parte mia i saluti in questo finale di settima puntata di Strike. Novità ancora per la prossima settimana, vedrete cosa abbiamo ancora da raccontare. Alex. Grazie Nico, passo la parola a Samuele.
Sì, grazie mille Alex, abbiamo parlato sicuramente di tante tematiche oggi, tra cui quella principale della nostra settima puntata di Strike, ovvero il bullismo nelle sue differenti accezioni, ovvero mobbing, nonnismo in ambito militare, bullismo scolastico, ovviamente anche discriminazioni religiose. E in più abbiamo avuto, come ha detto Nico, l'intervista a Fabio De Nunzio, che ringraziamo calorosamente. Alex. Grazie Samuele, passo la parola a Davide. Grazie mille Alex, un saluto anche da parte mia e un abbraccio a voi videoascoltatori che anche in questa puntata ci avete tenuto compagnia, continuate a seguirci perché le sorprese non mancheranno. Linea a te Alex. Grazie Davide, passo la parola a Daniele. Grazie Alex, ovviamente ringraziamo Fabio De Nunzio per l'intervista, ma ringraziamo soprattutto Samuele e Dave che hanno avuto modo di intervistare il buon Fabio. Ovviamente ringraziamo voi ascoltatori che insomma ci avete seguito in questa puntata dedicata a un argomento molto delicato e attuale soprattutto. E mi raccomando, continuate a seguirci sulle nostre pagine, sui nostri social, sui nostri canali e ovviamente aspettiamo numerosi i vostri commenti. Linea a te Alex. Grazie Daniele, anche siamo giunti al finale di questa settima puntata, abbiamo trattato argomenti molto delicati a livello sociale e spero di vostro gradimento. Un grazie ancora particolare va ai miei colleghi Samuele e Dave per l'intervista realizzata a Fabio De Nunzio per il suo libro intitolato Sotto il segno della bilancia. E come ogni fine puntata concludiamo con il nostro motto. 3, 2, 1, strike!